Juju Charles, Poppy Playtime, Amanda the Adventurer, Granny, Hello Neighbor, gli SCP, Siren Head, Talking One, Baldi's Basics, Garden of Bandan, Rainbow Friends, Thor's, Five Nights at Freddy's, 1, 3, 4, Sister Location, Wanted, Security Breach. Cosa diamine è successo al mercato videoludico degli horror in questi ultimi anni? Come siamo passati da capolavori come Silent Hill a Jumpscare Simulator? Soprattutto perché ogni volta che esce un nuovo gioco tra questi, YouTube si riempie di video teorie sulla sua lore. E si torna a parlare di YouTube Kids, signori. Ormai è diventato il mio demone. Lo odio e lo amo allo stesso tempo, anche se la bilancia è decisamente orientata verso l'odio totale. Una cosa però che molti non sanno e che voglio definire una volta per tutte è che spesso ci riferiamo a YouTube Kids come quei creator che fanno dei video orientati principalmente ad un pubblico giovane, dai 9 ai 14 anni magari. In realtà, secondo YouTube, quelli sono normali creator con un target più basso. YouTube Kids è proprio una piattaforma a parte da YouTube, con una grafica diversa che concentra solo video per bambini molto piccoli. Si parla di 3-4 anni forse, eh? Tranne i video del Milan, non so perché stanno lì dentro, boh. Per comodità però ignoreremo questa piattaforma a parte e ci riferiremo a YouTube Kids come quel lato di video principalmente indirizzato ai bambini dai 9 ai 14 anni. Ecco, si dia il caso che negli ultimi anni questo mercato si sia saturato di caratteristiche ben specifiche: colori molto saturi, titoli assurdi, overreacting, scherzi palesemente fake e bambineschi. E poi gli horror. In realtà non è strano che l'horror sia diventato un pilastro dell'intrattenimento per bambini, perché lo è sempre stato. Quando non c'era internet, i bambini erano ipnotizzati da piccoli brividi. Letteralmente un horror fatto per ragazzi. E anche tu che stai guardando questo video, sono sicuro che quando a 8 anni hai visto Jurassic Park eri tipo: oh, che figata, i dinosauri! Oh mio Dio, ne voglio ancora! Quindi non è strano che le cose creepy attirino visualizzazioni di esseri umani molto piccoli. L'altro lato della medaglia, però, vede un mercato videoludico che, se prima si concentrava a sviluppare giochi horror inquietanti, pesanti e veramente interessanti da giocare, adesso si concentra a dare in pasto ai maiali lo stesso gioco con la copertina diversa. Ma torniamo un attimino indietro nel tempo e osserviamo l'horror su internet. Il web è sempre stato circondato da enormi aloni di mistero. Questo oceano enorme e inesplorato che poteva nascondere misteri inquietanti. Ne è la prova la mistificazione che si è fatta del deep web. Vogliamo parlare delle creepypasta? Spesso prendevano personaggi celebri, divertenti, felici, spensierati e li trasformavano in storie creepy raccolte in un forum. Roba come Sonic, SpongeBob, Godzilla. E spesso grazie a queste storie nascevano dei personaggi dannatamente fighi che poi sarebbero entrati nella cultura di internet, come Slenderman. Una creepypasta così famosa che diede il via allo sviluppo di giochi basati su essa. Sviluppare un gioco è una cosa complessa. Ci sono studi videoludici che spendono cifre assurde per sviluppare giochi che poi magari sono interessanti come aprire e chiudere la porta continuamente. Bel gameplay, eh? Grazie però all'avvento di engine indipendenti come Unity o Unreal, adesso è molto più facile sviluppare il proprio gioco. Potenzialmente chiunque potrebbe crearne uno. Ed è qua che nasce il gioco di Slenderman. Letteralmente camminata simulator e poi jumpscare. Molto semplice, ma caratterizzato da tre elementi che vi spiegherò più avanti nel video. Tre elementi che verranno utilizzati a ruota come chiave di successo per ogni nuovo gioco horror indie. Passano gli anni, un sacco di cloni di Slenderman nascono, sequel, spin-off, 200.000 film amatoriali e uno pure al cinema, che probabilmente la DRA a fischio di un cane è più piacevole da osservare. E poi, mentre internet viveva anni di caos, meme e puttanate simili, improvvisamente viene colpito da un meteorite contenente quattro parole: Five Nights at Freddy's. Questo gioco, ragazzi, ha cambiato il mercato videoludico su internet. Ha cambiato il concetto di gameplay su YouTube. Ha cambiato l'horror, creando una schiera di fan letteralmente ossessionati da questo titolo. E tutti rigorosamente bambini. Ok, mi dispiace, tu che stai guardando andando ai 16 anni o 22 anni apprezzi FNAF e la sua lore. E fai benissimo, ma concorderei con me che la maggior parte del fandom di questo gioco ha il cappellino ad elica e fa ancora la cacca nel vasino. Il successo di questa serie è qualcosa di assurdo: sequel originali e fanmade, let's play su YouTube, video teorie, libri, merchandising, un cazzo di film al cinema con Josh Hutcherson, che voglio dire, se fosse uscito un film horror a caso con gli animatronici probabilmente l'avrei pure apprezzato. Ma sapere che il film di questo gioco mi fa venire un brivido di cringe che parte dalle unghie dei piedi fino ad arrivare al cervello. Potremmo parlare per ore e ore del successo di FNAF. Del lato della medaglia positivo, ovvero l'emozione di un gioco con una lore così intensa da far appassionare il giocatore a tal punto da dimenticare che il gameplay sia Harf jumpscare. Ma l'altro lato della medaglia è che dal primo Five Nights at Freddy's in poi il mondo degli horror indie in qualche modo è cambiato, creando una sorta di sindrome di FNAF che porterà molti giochi ad un successo allucinante che sarebbe durato solo pochi mesi, fino a scomparire per essere rimpiazzato dall'ennesimo clone, a tal punto da creare una nuova tipologia
trilogia di giochi horror chiamata Mascot Horror. Tutta questa cosa mi fa venire voglia di scollegare la mia testa dal mondo e collegarmi con una VPN su Mercurio insieme ad esseri monocellulari che non capiscono niente. E che VPN potrei usare se non NordVPN? Anche se credo che non arrivi fino a Mercurio. Allora, ormai tutti parlano di NordVPN. Anche tua nonna probabilmente lo usa per guardare qualche soap opera spagnola su Netflix collegandosi in Indonesia. Quindi abbiamo un nuovo metodo per convincerti. Per tutti i nuovi utenti italiani fino all'1 ottobre, se comprate un piano avrete una gift card di Amazon in cambio, rispettivamente da 10, 20 e 30 euro progressivamente al piano acquistato. Poldo, ora faccio una malefatta, mi iscrivo, prendo il buono e chiedo il rimborso. Vabbè, il buono te lo danno tra 31 e 40 giorni dopo l'acquisto via mail. Con chi credi di avere a che credere? Quindi avrete una gift card, un affidabile scudo quando navigate online, password protette e vantaggi fighi come il catalogo Netflix di altri paesi. E non dovete fare assolutamente nulla se non cliccare accendi. Figo, no? Peccato solo che NordVPN non riesca a proteggere gli sviluppatori di giochi dall'effetto Five Nights at Freddy's. Grazie a Five Nights at Freddy's viene coniato un nuovo termine, ovvero Mascot Horror. Un gioco caratterizzato dalla presenza di un nemico ben evidenziato in copertina, con un nome, una storia e la possibilità di farci peluche. Tonnellate e tonnellate di giochi del genere sostenuti da tre elementi, quelli che ho nominato prima. Secondo me esistono tre pilastri che tengono in piedi questi giochi. Il primo elemento è la lore. Se pensate a tutti questi giochi, non hanno gameplay così innovativi. Stai fermo e schiva i jumpscare, scappa dal mostro, spara ad un treno. Al contrario, sono pieni zeppi di lore nascosta e per cui devi giocare il gioco molte volte per poi controllare la wiki, i video di teoria su YouTube, fino ad appassionarti a tal punto da mettertelo come foto profilo su Discord. Ed è qui che l'essere umano fallisce. Il secondo pilastro sono gli YouTuber. Qual è il modo migliore per far conoscere a qualcuno il tuo giochino indie? Far sì che un creator ci faccia un video. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to Five Nights at Freddy's, an indie horror game that you guys suggested en masse, and I saw that Yami Mass played it and he said it was really, really good. Ed è qua che tonnellate di sviluppatori puntano a rendere i loro giochi facilmente fruibili per i creator. Non lunghi, in modo tale da poterci fare un video da 20 minuti in cui provano il gioco, overreactano per qualsiasi cosa e iniziano a cercare la lore nascosta. Ed ecco che ai giocatori non interessa più il gameplay sempre uguale, ma vogliono solo vedere il loro youtuber preferito cacarsi addosso. Boom! Ecco che YouTube si riempie di let's player tutti uguali e quando al decimo video questo gioco dal gameplay di 2 minuti rompe le balle, prendiamo la mascotte di quest'horror e mettiamolo in un video di Minecraft, che ne so, ed ecco pronti altri 50 video! Per poi non parlare dei video teoria sulla lore di sti giochi, YouTube è pieno! Secondo me 2 decimi dei video caricati in totale su YouTube parlano della lore di Five Nights at Freddy's, Il terzo e ultimo pilastro insieme a lore e YouTuber è il merchandising. Intorno a questi giochi ruotano a quantità imbarazzanti di merchandising, libri, peluche, portacolori, slime, pop-it, li trovi pure in edicola! Che cos'è questa cosa? Questi tre pilastri fanno sì che il target medio di questi giochi sia un bambino, letteralmente. Il problema di tutto questo però è che uno sviluppatore medio che vuole diventare famoso segue la formula di FNAF e crea un gioco magari con lo stesso concept. Prendiamo qualcosa di vecchio, anni 90/2000 come i giochi d'educazione e facciamo Baldi's Basics. Letteralmente un minuto di gameplay, lore segreta, let's player ci fanno video e tanto merch. Durata del fenomeno, qualche mese. Andiamo avanti? C'era un canale YouTube che faceva animazioni di Five Nights at Freddy's su Minecraft. Un macello di visual e un seguito pazzesco. Tanto che i creatori hanno detto, dai su, facciamo il nostro gioco, ormai sappiamo come catturare i poppanti. Viene quindi creato Poppy Playtime. Un macello di tempo per sviluppare 2 capitoli corti e banali come non so cosa. E se guardate nel menu, insieme al tasto gioca, troverete il tasto merch. Ed ecco fatto, adesso tua cugina di 9 anni ha un cazzo di plus di Aggie Waggie in mano. Solo a pronunciare sto nome mi innervosisco. E come un domino di milioni di tessere, YouTube si riempie di questi pseudo video creepy per bambini che vengono oversaturati fino alla nausea. Che figata gli SCP, ok? Ma me li avete rovinati. Vi giuro, se sento ancora nominare Momo impazzisco. E adesso voglio fare un test. Se non hai mai usato un Poppit in vita tua, iscriviti al canale. Ma perché a noi sedicenni, ventenni, trentenni l'horror magari piace, ma non ne siamo ossessionati come i bambini? Parlo in generale, ovviamente. La passione per il brivido accomuna l'essere umano dalla notte dei tempi. La paura è fondamentale per l'esistenza. Sempre, in ogni modo, noi umani cerchiamo lo stimolo pericoloso. Ma quando cresciamo sappiamo cos'è il mondo, cosa è vero e cosa è falso, e magari preferiamo horror con trame complesse a livello psicologico. Per i bambini ossessionarsi con le cose creepy e horror non è altro che un rito di iniziazione, come passaggio dall'isola felice del
dall'infanzia al mondo vero. Perché secondo te Halloween è una festa così famosa tra i bambini? Passano da quando sono bambini, in cui tutto è rose e fiori, a capire che il mondo degli adulti sta per arrivare. E questo mondo è pieno di cose spaventose e creepy a differenza del loro. E quindi ne sono risucchiati. E più gli si nasconde il mondo degli horror, più diventa un tabù, più ne sono attratti. In qualche modo l'approccio al mondo dei porno per i ragazzi funziona nello stesso modo. Loro sanno che nel loro mondo gli animatronici sono pupazzi felici che vogliono far divertire. Immagina dargli un gioco quando stanno crescendo in cui gli animatronici sono degli assassini. Significa endorfine nel cervello e adrenalina fino alla bava. Tutto molto bello, ma il mercato videoludico degli horror ha capito questa cosa. E ogni gioco che prova ad emulare FNAF viene colpito dalla stessa sindrome. Hello Neighbor aveva dei presupposti belli, ma inghiottito dai tre pilastri di lore, youtuber e merchandising, si è autosabotato. Roblox, Roblox è letteralmente un asilo nido di bambini pieni di ste robe, horror, creepy, fabbrica di visual su YouTube. E potrei andare avanti con altri giochi scialbi e noiosi come Garten of Banban o Poppy Playtime, che prendono qualcosa di divertente e nostalgico e lo rendono horror usando il metodo FNAF. La cosa funziona, i video con sti giochi fanno valanghe di visual, vendono un botto di puttanate collegate al franchise, ma quanto durano ste cose? Poco, perché sono giochi che non valgono nulla, cloni di altri cloni. Chissà, magari nei prossimi anni vedremo una rinascita dei giochi horror, una nuova wave in cui ci si concentra più sulla vera essenza di un videogioco, senza concentrarsi a modellare un universo intorno capace di vendere merce e accontentare gli youtuber, ma qualcosa che sia più vicina al concetto di giocare. E non venitemi a dire che sono io quello che ha i gusti troppo elaborati, perché secondo uno studio nella lista delle paure peggiori tra i bambini abbiamo la paura che cagare provochi dolore, quella di cadere nel vasino, ma soprattutto di cagarsi nella mano. E adesso spiegatemi cosa cazzo è uno schibidi toilet.